Giovedì 22 febbraio, nella sala conferenze della sede ASL di Pinerolo, è stato presentato il progetto Protezione Famiglie Fragili in ambito oncologico. L'iniziativa, che vede la partnership tra ASL Totre e Diaconia Valdese, nasce per dare sostegno alle famiglie che si trovano ad affrontare la malattia oncologica e presentano al loro interno qualche tipo di fragilità. Sì, è un progetto molto interessante che viene incontro a delle esigenze specifiche del territorio, che si rivolge non solo in caso specifico ai malati di oncologici, ma anche alle loro famiglie. E questa visione di insieme dell'aiuto al prossimo, secondo noi, rappresenta un primo elemento importante di novità che questo progetto porta avanti. L'altro aspetto importantissimo, secondo noi, è il fatto che ci siano tanti diversi enti, oltre alla ASL, la Diaconia Valdese, che possono collaborare assieme, perché è da un lavoro di rete dove ciascuno può mettere le sue capacità, che poi vengono fuori risultati migliori, come ho avuto occasione di dire, per una società più giusta e più solidale. Lo spirito è quello di mettere assieme i pezzi di un sistema territoriale, che sono l'azienda sanitaria, che sono i consorzi socioassistenziali, il volontariato, le chiese del nostro territorio e tutte le componenti presenti sul territorio, in maniera da ognuno da poter contribuire in qualche maniera a sostegno di questa problematica, che è dell'individuo la malattia, ma diventa una problematica della famiglia, di ciò che riverbera la malattia sul contesto familiare. Il progetto è stato realizzato seguendo le indicazioni della rete oncologica Piemonte e Valle d'Aosta, che nel tracciarne le linee guida si serve del concetto di rete per illustrare modi e finalità. Ma io ho fatto questo esempio in due sensi: uno nei confronti della persona malata e della propria famiglia, in cui dobbiamo costruire una rete che sia in qualche modo una protezione. Ho fatto l'esempio che è simile alla rete che viene stesa nei circhi sotto i trapezisti, viene messa perché se il trapezista cade si faccia meno male. La rete che noi dobbiamo essere in grado di costruire è una rete che, se una persona si imbatte nella malattia tumorale, si faccia meno male sia lui che la famiglia, e quindi dobbiamo riuscire a mettere in piedi dei servizi che possano essere di utilità in questi momenti delicati della vita, come l'incontro con una malattia oncologica, in particolare quando all'interno della famiglia esiste un'altra persona fragile. Naturalmente ho detto anche che una rete, perché sia efficace, non deve avere dei buchi, deve essere elastica, deve essere stesa prima che inizino gli esercizi e quindi prima che ci possa essere la caduta. E la caratteristica quindi che deve avere questa rete di servizi che dobbiamo mettere piedi qui per la protezione delle famiglie fragili deve partire fin da subito, e credo che oggi sia stata un'ottima occasione per far decollare il progetto. Il Pinerolese diventa così territorio di sperimentazione per un progetto che intende allargarsi in tempi brevi a tutto il territorio regionale. Sì, partiamo dal Pinerolese, dove obiettivamente ci sono delle condizioni di grande favore, perché c'è già un modo di far rete molto diffuso, c'è un welfare di comunità molto, molto attivo. Dopodiché ovviamente la nostra è un'azienda molto grande, molto articolata. Partendo di qui, il progetto è partito nel mese di novembre nella fase sperimentale, sarà allargato progressivamente man mano che matureranno le condizioni su tutto il territorio aziendale. Tra le attività della rete è compresa anche quella del reperimento fondi, che punta a fare di questo progetto una realtà che appartenga in tutto e per tutto alla comunità in cui opera. L'8 per 1000 e la rete oncologica permettono l'avvio e la partenza di questo progetto. Dopodiché stiamo mettendo in piedi tutta una campagna di fundraising, quindi di ricerca fondi, perché il progetto deve essere un progetto di comunità, quindi tutte le persone abbiamo l'augurio che lo possano sentire proprio come un loro progetto. Il primo evento di raccolta fondi è quello dove ci saranno 23 runner fundraiser, così si chiamano, quindi dei corridori che abbracciano questa buona causa, quindi il progetto. Correranno la Santander, la mezza di Torino, il 18 marzo a Torino appunto. Stanno cercando di passare la comunicazione che questo è una corsa solidale e quindi di ricerca di donazioni.